Ed eccoci qui di nuovo insieme, di nuovo in studio dopo la breve pausa della scorsa settimana. Siamo stati in trasferta per motivi politici e sicuramente capiterà ancora di esserci, visto e considerato i fermenti che ci sono in questo periodo pre-elettorale, sia per le regionali che per alcune amministrative dei paesi limitrofi. Bene, torniamo in studio e torniamo a parlare di un argomento che ci tocca molto da vicino e che abbiamo anche toccato durante lo scorso anno, negli scorsi mesi. Lo facciamo in questo contesto insieme a delle amiche, perché mi fa piacere presentarle così, e vado subito a farle conoscere anche a voi, partendo dalla mia destra, l'avvocato Paola Contursi. Ciao Paola, grazie. Ciao. E poi ancora a mio fianco Stefania Greco. Buonasera. Ciao Stefania, responsabile del movimento femminile di Forza Italia. Di Battipaglia chiaramente, e invece poi dall'altro lato Fabiana Gattola, che invece è responsabile provinciale del movimento sempre femminile di Forza Italia, ma a livello provinciale, quindi Salerno. Sì, ciao. Giusto? Ciao Fabiana, grazie per essere stata qui con noi. Noi ne parliamo oggi perché la scorsa settimana c'è stato un convegno importante, un convegno che ha ottenuto e ha riscosso tanto successo non solo a livello comunale, perché poi c'è stato un riscontro anche a livello provinciale e nazionale, perché alcuni TG, alcune televisioni anche nazionali hanno riportato questo evento, Stefania. Quindi facciamo un attimo un excursus velocissimo su quello che è stato l'evento in sé, poi chiaramente ci raccordiamo le altre cose. Sì, grazie Rosaria per aver ricordato questo passaggio, che per me è molto importante. È vero, il movimento è stato infatti ribadito e pubblicizzato durante la puntata di Quarto Grado su Rete 4. Siria Magri ha voluto, in virtù di un'amicizia ormai consolidata con la nostra testimonianza diretta di Laura Roveri, ha voluto riproporre il convegno, il dibattito organizzato dal movimento a fine serata, ricordando quindi la partecipazione di Laura Roveri, e per noi è stato davvero... Però andiamo per ordine, Stefania, perché magari non tutti conoscono, o meglio, sì, magari conoscono la storia ma non viene in mente subito il nome. Chi sì. è Laura? Quali sono state, poi vediamo un attimo anche il servizio che ha realizzato Luella Mazzara, chi sono stati le persone che sono state lì al convegno, sì, che Laura, hanno reazionato? Laura la vediamo adesso. Basta dire, insomma, Laura Roveri, per ricordare questa giovane donna di 26 anni che l'anno scorso a Verona fu colpita da ben 16 coltellate dal suo ex compagno, un commercialista amante del tennis, che non accettando la fine di questo rapporto sentimentale pensò bene di colpirla, riducendola quasi in fin di vita. Laura, quando fu da me contattata, e devo dire che è stato un caso fortuito il mio, quello di avere questo contatto, ha da subito aderito alla richiesta di partecipare al convegno che stavamo cercando di organizzare a Battipaglia, con grande entusiasmo. Per noi è stato davvero un onore. È intervenuta, lei non ama definirsi vittima di stalking, è stata la prima cosa, l'unica imposizione che mi ha dato. Per questo ho preferito definirla come una testimonianza diretta di una storia a lieto fine. A lieto fine perché Laura deve essere esempio per tutte le donne, perdonate la voce, ma... Beh, purtroppo il virus, sì, questo virus influenzale ha colpito anche me, e ha voluto essere da esempio per tutte quelle donne che oggi anche nel nostro territorio purtroppo patiscono queste situazioni di violenza e di crudeltà. E deve esserlo perché è riuscita a farsi portavoce e a ribadire il dovere, la necessità di denunciare e di andare avanti. Allora Stefania, ti interrompo un attimo, così facciamo sì. vedere un attimo il servizio che ha realizzato Luella, e così facciamo capire anche ai telespettatori brevemente quello che è accaduto quella sera. Grazie regia. Si
Si è svolta ieri sera presso il Salotto Comunale di Battipaglia la manifestazione voluta dalle donne di Forza Italia, Stalking, Amore Malato, a cui ha preso parte anche l'onorevole Mara Carfagna. Alla serata, moderata da Stefania Greco, hanno partecipato Gianluca Barile, presidente dell'associazione Tu es Petrus, Fabiana Gattola, responsabile provinciale del movimento femminile Forza Italia di Salerno, gli avvocati Laura Roveri, Alba De Felice e Paola Contursi e la psicologa Anna Linda Palladino. Lei, in quanto anche ministro delle pari opportunità, ha proposto delle leggi sullo stalking. Quanto è importante avere delle leggi per tutelare sia le donne che anche gli uomini su questo fenomeno? Le leggi sono sicuramente importanti e l'Italia, da un punto di vista normativo, è sicuramente un paese all'avanguardia. Quello che manca, o meglio, quello che dovrebbe essere potenziato, è tutto l'insieme di azioni di prevenzione, di sensibilizzazione, di informazione, che dovrebbero essere contenute in un piano nazionale antiviolenza che il governo fatica ancora a varare. Sono mesi che aspettiamo il varo del piano nazionale antiviolenza, ad oggi non è ancora stato emanato ed è un errore, un grandissimo errore, perché questo affiancherebbe le leggi che già ci sono con azioni di protezione delle vittime, di finanziamento dei centri antiviolenza, di informazione, di sensibilizzazione, di formazione anche nelle scuole italiane. E allora, questo era l'intervento di Mara Carfagna. Volevo chiederle, Fabiana, la Carfagna è stata una di coloro che per prima ha spinto a livello di governo nella realizzazione di leggi contro lo stalking, no? Un bel po' di tempo fa. Sì, io volevo fare un attimo un passo indietro su quelle che sono le motivazioni del movimento femminile. Sì. Praticamente Forza Italia ha visto che nel corso degli anni ha avuto una base, diciamo, lo zoccolo duro dell'elettorato e dell'attivismo all'interno del partito è sempre stato costituito da diverse donne, volontarie, professioniste, che con un spirito totalmente gratuito hanno sostenuto nel corso di tutti questi anni tutte le campagne lanciate dal nostro partito a sostegno delle più diverse iniziative, sia campagne di tesseramento, sia campagne di reclutamento, propaganda, sostegno dei nostri candidati in zona, eccetera. Diciamo che tramite questi movimenti associazionistici si cerca di allargare la base degli elettori che possono seguire un partito politico, cercando di coinvolgere delle persone che magari possono dedicare del tempo, ma in maniera marginale rispetto alle loro attività, eccetera. Grazie al movimento femminile, diciamo, si può consentire alle donne una partecipazione attiva, contemperando quelli che sono gli impegni lavorativi e di partecipazione alla vita cosiddetta pubblica. Inoltre, poiché per lo più sono quasi tutte donne molto attente, professioniste, che sentono il peso di tante problematiche, in questo caso il peso della difesa, della tutela dei diritti delle donne, è qualcosa che va migliorato, che deve essere completato, tutta una serie di provvedimenti che sono stati posti in essere, anche questa ottima legge sullo stalking promossa dall'onorevole Carfagna probabilmente avrà bisogno di alcuni perfezionamenti, mentre il governo attuale, che sembra davvero molto distante da queste problematiche, tende addirittura a depotenziarla, perché questa legge è stata inserita cioè il reato dello stalking è stato inserito tra 112 reati che potrebbero prevedere un depotenziamento, sì, della pena. Sì. Il depotenziamento della pena praticamente significa che l'impatto del reato sulla vittima viene lasciato alla discrezionalità totale del giudice, e quindi questo apre dei margini di pericolosità rispetto a un reato che ha un impatto, tra l'altro, talmente forte, ha delle sfaccettature così complesse che è già difficile definire con una legge che prevede delle misure, diciamo, più restrittive, certo. Sì, esatto. E poi chiaramente rappresenta anche, ha delle conseguenze devastanti, non solo sull'aspetto, diciamo, fisico, ma anche noi abbiamo scelto questo argomento proprio per sostenere la campagna politica, perché diciamo che i costumi, cioè non sono le leggi che cambiano i costumi, sono i costumi che vanno a cambiare le leggi. Quindi se dalla base, se da un elettorato attivo si fa presente che determinate problematiche sono sentite, avvertite dalla popolazione
e praticamente c'è anche il politico di riferimento, il politico attivo che non è semplicemente autoreferenziale, il politico da passerella, e noi abbiamo la fortuna di seguire l'onorevole Carfagna che si è dimostrata negli anni un politico molto attento ma soprattutto fattivo, allora siamo spronati ad andare avanti e a far sentire le nostre opinioni non soltanto su questo aspetto ma anche su tanti altri che poi avremo modo. Certo. No, è vero, sono d'accordo con te, anche perché ho incontrato anche in altri convegni che riguardavano proprio lo stalking la campagna, ma del resto, voglio dire, l'abbiamo detto prima, è stata la prima che ha voluto fortemente la legge sullo stalking, quindi chiaramente coerente con se stessa. Paola, come avvocato, ancora oggi, insomma, dopo tanti anni che si parla di stalking, certo, rispetto a prima sicuramente c'è un numero maggiore di persone che si rivolge all'avvocato e si fa difendere in cause del genere, però c'è sempre ancora molto timore, molta paura e molta vergogna. Sì, infatti in realtà questo è stato specificato in modo molto chiaro, penso nell'ambito del convegno che abbiamo fatto. Perché? Perché la realtà è che, per esempio, io dicevo anche, mi confrontavo anche con loro rispetto all'esperienza professionale, perché nella realtà si tende di più a denunciare la persona che è sconosciuta, cioè la persona lontana da noi, dalla quale siamo vittima di stalking. Perché nella realtà quella persona non ha un margine, o se ce l'ha, quel margine è lontano. La paura invece c'è quando quella persona, nella maggior parte dei casi, come succede adesso, è una persona che ci troviamo vicino perché è un ex compagno, è un ex coniuge, o addirittura perché è il marito che usa una violenza psicologica oltre che fisica nel contesto familiare. Allora è chiaro che venire fuori da quella violenza è difficile. Non è difficile non tanto e soltanto perché praticamente bisogna denunciare e bisogna avere il coraggio di venire fuori, ma perché poi bisogna attuare una serie di norme a tutela di quelle persone e dei minori che possono essere in quei contesti familiari, che non sono sempre facili. Sentivo un'intervista prima della Carfagna, in realtà è vero quello che si diceva, cioè che l'Italia nel 2009 si è dotata, grazie al pacchetto sicurezza e grazie chiaramente proprio all'impegno della Carfagna, di una legge sullo stalking che è sicuramente all'avanguardia. Quello che manca però è un po' di coordinamento tra le forze dell'ordine, tra quella che è poi anche un'altra problematica, che è il rapporto tra noi avvocati e i tribunali. Perché non sempre noi ci troviamo di fronte a magistrati che sono specializzati o sensibilizzati alla tutela delle donne. È chiaro che il tema non è lo stesso che trattare un recupero certo. crediti o praticamente una semplice attività banale contrattualistica. Sono in gioco troppi, non interessi, ma addirittura sono in gioco proprio sentimenti delle persone. E allora è chiaro che laddove non c'è questo coordinamento e laddove poi le norme non vengono attuate nel modo dovuto, senza garantire la certezza della pena, per cui praticamente chi dovrebbe essere sottoposto a misure di custodia cautelare ce lo troviamo sotto il portone dopo averlo denunciato, quello implica un'ulteriore difficoltà per noi a fare questo lavoro. Io devo dire che in realtà l'obiettivo del centro anti-stalking dello sportello è questo. Perché sostanzialmente è vero che noi come professionisti allo studio posso garantire una consulenza, ma è anche vero che non posso da sola porre in essere un'attività di tutela a 360 gradi, che è molto molto difficile. Io mi sono occupata di casi, e Stefania lo sa, come avvocato, di casi che hanno visto interessate donne soggette non solo a stalking ma a mobbing professionale, e sono situazioni complesse nelle quali l'avvocato diventa un amico, diventa un consigliere, per cui importantissimo. Magari dopo ci spieghi anche un attimo sì, queste differenze, sì. Parliamo un attimo anche di violenza psicologica rispetto a quella fisica, sì. Magari ci sono persone che non si rendono nemmeno conto certo. che stanno subendo. Stefania, parliamo di sportello anti-stalking, come funziona? Come devono rivolgersi a voi? Come vi contattano? Allora, noi il movimento si è da subito adoperato per dare vita a questo service di assistenza, che come diceva Paola è composto da queste professionalità, da avvocatesse come Paola Contursi e anche da psicologhe. Oggi impegni di lavoro hanno trattenuto la dottoressa
dottoressa psicologa clinica e giuridica Annalinda Palladino, anche lei fa parte di questo centro di ascolto e le professioniste gratuitamente prestano ogni tipo di assistenza a chi adesso si rivolge, fornendo quindi questi strumenti necessari per la prevenzione, le tecniche di tutela e di difesa. È ancora in fase realizzazione. Certo. Abbiamo creato una pagina Facebook del Movimento Femminile per Forza Italia di Battipaglia, attraverso la quale è già possibile far pervenire le prime. E ti devo dire, Rosaria, che purtroppo ci sono già. Abbiamo bisogno quindi di emergere. Il convegno è stato utilissimo per questo, per dare risonanza al centro di ascolto. E un dato che mi preme sottolineare è che la violenza non ha non solo colore politico, ma non fa neanche distinzione di sesso. Perché tra queste segnalazioni purtroppo è pervenuta anche la segnalazione di un uomo vittima di stalking e di persecuzione in ambito familiare. Quindi ecco, il movimento è attivo a 360 gradi, la cosa che mi... Quindi la pagina Facebook, diciamolo, come si chiama, come vi trova? Movimento Femminile per Forza Italia di Battipaglia. Eccolo qua, lo stiamo vedendo, la regia ce lo presenta già. Senti Fabiana, dal punto di vista proprio politico, il fatto che a Battipaglia, vabbè, conosciamo tutto l'escursus politico di Battipaglia, quindi lasciamo perdere, però io dico l'assenza attualmente di un'amministrazione, quindi di un assessore di riferimento, di un gruppo di riferimento politico, è un'assenza importante per questo, anche per questo aspetto, oppure no? Come no? Noi avvertiamo appunto l'urgenza e l'emergenza di creare dei punti di riferimento in comuni come Battipaglia, ma anche in tanti altri dove praticamente il nostro partito, da vicende conosciute, inutile in questa sede ripercorrerle, è stato penalizzato anche da una serie di lotte interne, scissioni e quant'altro. Ma diciamo che il movimento femminile si vuole affermare anche per ribadire un concetto, cioè noi vorremmo un tipo di politica, così come all'inizio il presidente Silvio Berlusconi proponeva una politica attiva, una politica che parte dalla gente, che serve alle persone, per cui cerchiamo in un certo qual modo di far sentire la nostra voce e di indirizzare l'azione politica di quei, appunto, di quei nostri rappresentanti che hanno la sensibilità di ascoltarci e di porre in essere tutta una serie di cose che vengono richieste. Ma noi auspichiamo a un cambio di mentalità, perché siamo tutte abbastanza stanche di tutti quei politici che praticamente una volta eletti non sono più presenti sui territori, non portano avanti i loro programmi. Vorremmo proprio che avvenga un rinnovamento in tutta la classe politica che ci ha rappresentato fino a questo momento, salvaguardando quelli che sono stati più attivi. Devo dire, Rosaria, che a me ha fatto davvero piacere durante il convegno vedere una partecipazione di tutta la città. Indifferentemente dal colore politico. Perché è vero, io ho sottolineato venerdì sera la valenza sociale del movimento che da me coordinato a Battipaglia. Noi abbiamo un impegno che si estrinseca proprio in questa lotta contro ogni problematica femminile, non solo. Però è anche, permettimi di dire che è anche importante sottolineare la caratteristica politica, perché se in un clima di generale disaffezione, no? Nazionale disaffezione dei cittadini nei confronti della politica, allora ben venga un partito come quello di Forza Italia che si occupa di sociale, che è a favore delle donne, che mette in campo professioniste e azioni concrete a tutela di donne in difficoltà. Quindi la risposta durante il convegno è stata data da una partecipazione numerosa e per noi questo è sprone per continuare ad andare avanti. Ma è chiaro che noi non vogliamo sostituirci ai politici. No, ci mancherebbe! Vogliamo però soprattutto ribadire e ricordare quello che il governo Berlusconi ha fatto in passato, le tante misure a favore delle famiglie che sono state poste in campo e poi dimenticate perché magari curate da una serie di polemiche sterili e forse che dovevano soltanto dissuadere l'opinione pubblica, certo. Perché Berlusconi, il presidente Berlusconi più di ogni altro, si ha fatto e
tante cose che sono state ottime dal suo governo sono dimenticate. Noi siamo qui anche per ricordare questo. Ad esempio, volevo ricordare, giusto per citarne qualcuno. Aspetta, Fabiana, abbiamo un tassativo che è la pubblicità. Ritorniamo dopo, che abbiamo altri 20 minuti e ci raccontiamo tutto. Rimanete con noi. Ed eccoci qui ancora a parlare di quello che realizza, che sono in grado di realizzare le donne oggi, insomma, partendo proprio da questo convegno contro lo stalking e contro chiaramente la violenza alle donne, ma non solo alle donne, perché abbiamo capito, Paola, che effettivamente non è una cosa che si rivolge solo ed esclusivamente, poi torniamo a Fabiana, solo ed esclusivamente alle donne, ma possono essere vittima di stalking anche gli uomini, perché insomma... Certo, in realtà quello che abbiamo sempre detto è che lo stalking è un reato di... Possiamo tutti essere stalker e tutti essere vittime di stalking, quindi anche il centro è praticamente aperto e disponibile a tutti. Sono i dati che ci dicono purtroppo che in Italia il 70% di vittime è donna e che per il 95% dei casi il molestatore o lo stalker è un conoscente. Quindi diciamo sostanzialmente che lo abbiamo legato a quello che poi è la tutela... Scusami, ripetimi la percentuale... 95% dei casi di stalking è praticamente, possono essere da un conoscente, da una persona vicino alla vittima. Comunque vicina, quindi vicina, non un estraneo. Non un estraneo, ed è questo che poi implica tutta una serie di problematiche. Certo, facciamo quella distinzione di cui parlavamo prima. Sì, che... Legandomi tra l'altro al territorio battipagliese, anche in effetti a quello che è un po' il clima politico di cui parlavate prima, perché poi si lega anche alla tematica del mobbing di cui mi sono occupata. In realtà è vero il fatto che bisogna creare una cultura, quella che è una cultura sostanzialmente di tutela maggiore delle donne. Al di là del fatto che non abbiamo un'amministrazione di riferimento, però se soltanto pensiamo al fatto che Battipaglia sono anni che non ha un'espressione, un consigliere femminile nell'amministrazione, questo implica praticamente una scarsissima sensibilità rispetto a quelle che sono le tematiche anche professionali all'interno del comune. In realtà il mobbing è cosa diversa dallo stalking. Il mobbing è comunque una sorta di, a livello, io me ne sono occupata a livello professionale, ma è comunque una situazione dolorosissima per chi la subisce nel posto di lavoro, fatta di continue pressioni, fatta praticamente di continui controlli, a volte ossessivi nei confronti praticamente del lavoratore, della vittima, che nel caso di specie era una donna. E perché dico il fatto che poi il comune, non avendo una rappresentanza femminile, è molto lontano? Perché nella realtà, quando noi abbiamo iniziato questa battaglia, la vittima era una donna, il soggetto che perpetrava il mobbing era un uomo, noi non abbiamo avuto nessun contatto da parte del comune. Nel momento in cui abbiamo iniziato questa azione a tutela, in effetti, della lavoratrice, non abbiamo avuto contatti, perché in realtà l'atteggiamento del comune è stato quello di prendere una posizione netta, e dico netta, a tutela sostanzialmente della figura maschile di riferimento, senza neanche cogliere le ragioni della lavoratrice, senza neanche capire se effettivamente ci fossero i presupposti per trovare all'interno della struttura un accordo fra le parti. E non solo, e dirò di più, perché questo è veramente un atto di denuncia che voglio fare, cioè il comune per partito preso si è costituito in giudizio al fianco del soggetto che ha perpetrato mobbing, di quello stesso soggetto che nel primo grado, nel giudizio di primo grado, è stato condannato. E di sua iniziativa il comune ancora una volta ha proposto un appello autonomo a tutela di quel soggetto. L'appello c'è stato? L'appello c'è stato, adesso siamo in Cassazione, però voglio dire... E l'appello gli ha dato ragione? Ha dato ragione sostanzialmente al comune. Considerate anche una cosa, che nel primo grado noi abbiamo avuto un magistrato donna, in appello abbiamo avuto praticamente un parterre totalmente maschile. Questo tornando a quello che dicevamo prima rispetto alla necessità di avere una sensibilizzazione. Non lo dico tanto per far riferimento a quelli che saranno poi gli esiti giudiziari, ma per sottolineare quello che è stato l'atteggiamento dell'amministrazione, cioè la tutela delle donne, al di là del movimento femminile di Forza Italia, dovrebbe essere trasversale, dovrebbe interessare tutti. E addirittura il problema dello sportello dovrebbe essere un problema dell'ente territoriale,
quindi di concerto con i servizi sociali, con le forze dell'ordine. Allora, se viviamo in un comune così, si capisce che quanto addirittura più importante sia la creazione dello sportello e la tutela sostanzialmente delle donne. Purtroppo sì, sì Paola, insomma, ti ascoltavo con molta attenzione, esatto. mi sono immedesimata, però effettivamente è così, anche perché credo che sicuramente oggi c'è un'attenzione maggiore, parliamoci chiaro, magari ecco, io ricordo quando avevo 15-16 anni, 17 anni e succedevano queste cose perché succedevano anche all'epoca e ci si vergognava di dirlo, certo. in maniera fortissima, cioè c'era quel senso di colpa latente che tu consideravi, insomma, che eri tu la colpevole di tutto e quindi lasciavi correre. Poi col tempo, chiaramente, quindi già siamo abbastanza avanti rispetto a 15 anni fa sicuramente, però molto deve essere ancora... Posso solo aggiungere una cosa poi, che sarebbe, e questa è una strada penso da valutare, che un'altra cosa importantissima sarebbe quella anche di entrare nelle scuole di concerto con i presidi di queste scuole per cominciare un discorso con i ragazzi che parta praticamente dalle basi, di rispetto, anche rispetto al bullismo, anche perché non ci dimentichiamo che oggi come oggi i ragazzini hanno strumenti come subito accesso ai cellulari, ai mezzi informatici, al web, che sono le prime modalità di approccio anche rispetto praticamente all'altro sesso, quindi la tutela deve partire e il rispetto per gli altri deve partire di là. Esatto, Stefania, avete fatto già questa cosa del confronto con le scuole? Sì, infatti volevo anche ringraziare, cogliere l'occasione per ringraziare la preside dell'Istituto Ferrari che ha mandato una classe, la quinta del suo istituto e durante appunto il convegno come testimonianza insomma della loro partecipazione a questa problematica. Quindi il riscontro c'è stato proprio nelle scuole potrebbe essere una sì, è una cosa che dobbiamo fare e faremo sicuramente, Rosaria, è necessario perché come diceva Paola bisogna partire appunto dall'educazione dei giovani. Prossimi progetti per quanto riguarda il movimento? Sì, ne abbiamo tanti, poi Fabiana sarà più brava di me a indicare anche quelli delle mie colleghe a livello provinciale. Con Laura però ci tenevo a ricordare un progetto che Laura Roveri a Verona sta cercando di attuare, ancora in fase di sviluppo. Laura prevedeva appunto lo sviluppo, la creazione di un'applicazione Android ed Apple che consente agli utenti di interagire direttamente con i professionisti. Addirittura ci sarà anche la possibilità di, attraverso un servizio denominato invia il tuo quesito all'esperto, di interagire in maniera contemporanea, insomma istantanea con il professionista, con l'avvocato o il psicologo ricevendo da questo quindi subito una risposta che può essere anche in maniera gratuita sempre un breve colloquio, una breve quindi creare consulto. Proprio un'app sul cellulare in modo che tu schiacci esatto. e rientri subito. E questo progetto che è stato già accreditato dall'Ordine degli Psicologi di Verona, stiamo cercando assieme a Laura di trasportarlo anche nel nostro territorio. Beh, questa è una cosa molto interessante perché magari a volte credo che sia importante il momento, cioè quando appena magari subisci un'azione o una violenza, in quel momento avere qualcuno di supporto credo che sia la cosa più importante. Sì, perché il sentimento che prova la donna soprattutto è proprio quello di solitudine. Purtroppo si viene abbandonati non solo dalle istituzioni ma dalle famiglie che a volte diventano, come ha descritto bene Paola, gli autori di questi crimini. Certo, assolutamente sì. Quindi è un po' la mentalità, è un po' la società, è un po' il tutto che dovrebbe cambiare, no Fabiana? Quindi bisognerebbe fare un lavoro enorme. Vabbè, diciamo che il lavoro fondamentalmente lo dovrebbero fare le famiglie a casa, quindi in questo possiamo entrarci fino a un certo punto. Ripeto, noi come movimento abbiamo deciso di strutturarci e rendere pubblica la nostra struttura che poi di fatto c'è sempre stata, perché quasi tutte le donne che hanno aderito sono donne già impegnate nel sociale con vari tipi di iniziative in diversi ambiti, non solo sociale ma anche economico e sempre a favore di terzi, con attività che possono insomma essere rivolte a terzi e a sostegno delle fasce sociali più deboli e noi stiamo praticamente sostenendo
quei progetti che sembrano essere importanti. Cioè, li vagliamo, perché tutto sommato sono tante le tematiche e le problematiche sulle quali potremo applicarci. A livello provinciale su cosa siete concentrati? A livello provinciale stiamo facendo, appunto, prima di tutto c'è questa strutturazione di questa rete che per ogni comune, insomma, nella fase iniziale tratterà un tema diverso. A Salerno abbiamo cominciato facendo un convegno sulla crisi delle famiglie e la tutela dello Stato, diritti e fiscalità. È un tema abbastanza ampio sul quale forse bisognerebbe ritornare, perché sono tanti gli aspetti da approfondire per quanto riguarda questo ambito. E, abbiamo fatto in passato, avevamo attivato anche uno sportello di sostegno per le piccole aziende in crisi, mosse dall'emozione che aveva provocato la notizia di alcuni suicidi di piccoli negozianti che praticamente sono stati talmente travolti da situazioni debitorie così pesanti, per cui con un team di professionisti avevamo dato la disponibilità a porre in essere dei piani di rientro, di sostegno, diciamo, economico, dei piani di ristrutturazione dei debiti per queste persone. E poi, insomma, a Deboli, ad esempio, stiamo lavorando sul bullismo. E ci sono dei lavori che sono in essere, poi magari al momento opportuno li pubblicizzeremo. Sono tre tematiche importantissime queste. Sì, non solo, ma siamo anche interessati all'ambito economico, anche perché noi vorremmo vorremmo che la nostra regione, che tutto sommato è tesoro di tante risorse, venga valorizzata diversamente. È vero che abbiamo un governo regionale che si è mosso molto bene, è riuscito a limitare le perdite in tanti ambiti, sanità eccetera, ma il lavoro da fare è ancora tanto. È ancora tanto, e poi vediamo anche dalla situazione di crisi economica generale, indipendentemente dalla regione, insomma, che richiede un grande cambio di mentalità. Penso, ma soprattutto dei nostri amministratori. Ma soprattutto quelli locali, io credo, perché perché davvero adesso io sto seguendo un po' la campagna elettorale di Eboli, per esempio, insomma, nello specifico, e mi rendo conto che oggi, almeno a livello comunale, chi può realmente fare qualcosa sono gli amministratori comunali. Certo, ma c'è chi è dotato di questo tipo di sensibilità, però vedo che ancora oggi queste persone non riescono ad emergere, hanno bisogno della spinta e del sostegno della base. Però sai che cosa non mi piace comunque? L'idea che ci debba essere una percentuale stabilita di donne. Anche a me. È una cosa che comunque, per quanto sarà positiva perché le inserisce, però nello stesso tempo non mi piace perché sembra un'imposizione messa dall'alto, invece dovrebbero essere elette di per sé, dovrebbero far parte delle giunte di per sé, invece non è così. Quindi la mentalità ancora deve cambiare. Ma per quanto riguarda le donne il discorso è lungo, perché tutto sommato dalla ci vorrebbero base. Dalla base ci vorrebbero delle politiche di conciliazione tra lavoro e famiglia che possano consentire alle donne non solo di lavorare di più, perché l'Italia è uno di quei paesi che ha più alto tasso di disoccupazione femminile. In Francia, e anche gli stipendi non sono comparati. Beh, non sono comparati. In Francia a parità, cioè, c'è un maggior numero di donne come pure in tanti stati dell'Europa del Nord, le donne riescono a lavorare di più, ad essere più presenti in politica, perché fondamentalmente hanno uno Stato che fornisce servizi di supporto alle famiglie ma reali. Per cui le donne riescono effettivamente ad essere presenti in ambiti pubblici. In Italia non è possibile, noi non abbiamo non c'è una vera e propria politica di sostegno alle famiglie, non abbiamo scuole che ad esempio fanno il tempo pieno pubbliche, non abbiamo asili nido sufficienti per poter garantire alle nostre donne di non restare a casa e andare a lavorare, non abbiamo tutta una serie di cose che alla fine pesano è chiaro, anche perché, insomma, quando non si ha a disposizione, ne parlavamo a telecamere spente, ma quando non si ha un genitore, un suocero o una mamma, un papà che ti possa aiutare nel crescere i figli, c'è da investire. Io personalmente pago più di 250-260 euro per l'asilo nido. E effettivamente sono tanti, cioè chi non può deve rinunciare a lavorare per poter rimanere a casa. Abbiamo un livello di tassazione assurdo, a parità di altri stati non abbiamo quasi nulla come servizi. Ci sono stati, non voglio parlare della Norvegia, che è uno stato all'avanguardia, ma con le tasse che pagano, ma anche solo in Inghilterra, hanno quasi tanti servizi gratuiti, le scuole a prezzi irrisori se non proprio gratuiti, hanno addirittura gli assistenti sociali che vanno a casa nei primi mesi di vita dei bambini. Le donne italiane invece devono pagare di tutto e di più, non hanno nessun tipo di servizio. A quel punto è chiaro che economicamente conviene stare a casa. Sì, da questo punto di vista sì, però poi se rimani a casa perdi il lavoro, non rientri nemmeno più. Lo so, e questo è il motivo per il quale le donne sono ancora troppo poche un po' in tutti gli ambiti. Beh, insomma, stiamo toccando un po' tanti argomenti, anche perché approfittiamo
lamentiamo dell'assenza di uomini che sono dietro le telecamere, in questo momento non possono intervenire perché hanno un altro lavoro da fare, ma grazie a Dio all'interno della nostra struttura ci sono delle menti molto, molto aperte, quindi non abbiamo di questi problemi. Allora Stefania, sicuramente per te è stato un momento importante quello del convegno, che ti ha anche in qualche modo fatta conoscere alla città. Sicuramente sì, ti conoscevano anche prima, però ti sei impegnata talmente tanto anche sui social network, anche attraverso i tuoi ospiti, che chiaramente si è arrivata nella... No, un po' stancato, devo dire. Sempre con carineria e sicuramente educazione, quindi sei entrata un po' nelle case della gente, anche perché lei poi è tosta, cioè sembra così, però effettivamente poi è molto determinata. Vabbè, è un po' una deformazione professionale. Perché tu nella vita sei? Sono un brigadiere di polizia provinciale. Ah, non lo non lo sapevo, ok, benissimo. Sì, sì, sono un'ex vigilessa, quindi per me tenere il convegno a Battipaglia, al comune, è stato ritornare a casa, dove ho svolto queste mansioni di polizia municipale per più di 10 anni. Ah, invece adesso dove sei? Adesso sono la polizia provinciale, ho sostenuto un concorso di mobilità nel 2010 e da quella data sono in forza lì, fin quando Renzi consente a che la polizia provinciale rimanga nel nostro territorio nazionale. Poi vedremo in seguito che fine faremo. Faremo sì, sì, ma abbiamo, noi donne abbiamo questa capacità di adattarci e di non lasciarci andare. Quindi, anzi, per me ogni ostacolo è motivo per rimettermi in gioco. Senti, la tua famiglia come reagisce a tutti questi impegni? Beh, mio marito è prossimo a contattare l'avvocato per una causa di divorzio, sicuramente. No, io ho la fortuna di avere una bellissima famiglia, ho un marito splendido che facciamo, tu capisci bene, con due bambini piccoli, una bimba di 20 mesi e un bambino di 4 anni, facciamo i salti mortali, però ho mamma, papà, abbiamo una squadra dietro di nonni, zii, babysitter, scuola, che mi danno una mano e la forza per andare avanti. Crediamo tutti in questo impegno e niente, stiamo cercando di dare il meglio di noi stessi. Ok, allora ricordiamo un attimo la pagina Facebook dove possono contattarti anche per proporre qualcosa, anche per dare una mano o no? Certo, il movimento infatti ha intenzione di allargare, insomma noi adesso siamo in una fase iniziale di organizzazione, certo. E quindi siamo aperti a chiunque voglia darci una mano. Esatto. È possibile contattarci non solo tramite la pagina Facebook, ma sul territorio siamo abbastanza accreditati sia dalle forze dell'ordine, che hanno i nostri recapiti telefonici, che da questo spiegamento di amici, conoscenti, e ringrazio anche te Rosaria per l'opportunità che ci hai dato per metterci in luce, ecco, faremo, da questo punto di vista. Lo faremo anche in seguito, lo faremo in futuro, lo faremo con te anche a livello provinciale, Fabiana. Sì, noi siamo una TV che comunque ci vediamo, cioè siamo visibili in tutta la regione Campania, quindi siamo da Caserta, Napoli, Benevento, siamo davvero ovunque, Avellino, per cui insomma ci siamo sicuramente. Grazie. Quindi ricordiamo la pagina Facebook che è Movimento Femminile per Forza Italia di Battipaglia. Quindi se avete voglia di dare una mano, di essere presenti e anche, che ne so, magari in futuro a livello politico, perché no? Insomma, uno siamo si avvicina, sono un bel gruppo di donne, forse ci saranno anche degli uomini, sì. No, femminile, sì. Il movimento femminile è femminile. È femminile, no, siamo tutte donne. Anzi, io volevo cogliere l'occasione per lanciare un invito a tante donne che magari non ci conoscono, ma che possono avere modo di apprezzare la qualità delle amiche che praticamente hanno deciso di mettersi in campo con un grande senso di dovere, un grande senso di, come dire, di apertura verso le abilità. Sì, no, ma è veramente quello che stanno facendo loro è encomiabile, anche perché praticamente richiederà un grande impegno. Quindi ovviamente il bello verrà dopo, però voglio porre appunto l'attenzione sulla qualità di queste persone per fare in modo che tante altre donne che vogliono magari affiancarci e magari proporci anche altre iniziative, esatto, possano contattarci e seguirci e aggregarsi al nostro
gruppo. Il nostro Infatti era quello che intendevo proprio per questo, Fabiana, sì. Cioè è importante che si faccia gruppo ed è importante che si crei insieme si qualcosa. Si faccia rete, soprattutto. Si faccia rete, sì. Ci piace questa cosa del fare rete. Va bene, allora io ringrazio chiaramente le mie ospiti che sono state con me oggi, che ormai considero delle amiche, Paola Contursi, l'avvocato Paola Contursi, e poi ancora Stefania Grazie. Greco e Fabiana Gattola, che comunque sono state con noi, che rivedremo sicuramente, non abbiamo dubbi, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Noi come sempre vi ringraziamo per essere stati con noi a Fatti Dintorni come ogni mercoledì sera, e l'appuntamento è per la prossima settimana. Grazie a tutti voi, buonasera a tutti. Grazie. Grazie. Grazie, buonasera.